ci spostiamo adesso per sentire e per avere un quadro che noi ci auguriamo il più completo possibile e il più esauriente possibile e più ricco possibile verso appunto la signora Rina Filippini, Fedora Rina Filippini, che è la moglie del grande tenore Mario Del Monaco, che ebbe una parte prepotente e preponderante per la formazione e l'ascesa del grande tenore. Non si poteva dividere il binomio Mario Del Monaco fine a sé stante, ma doveva essere sempre integrato con la moglie, la quale Modesta stava sempre dietro le quinte a rincorare, a creare quel personaggio assieme appunto al grande Mario, una coppia indissolubile, una coppia bella, perfetta, che ha dato appunto una prova di come l'arte abbia bisogno di questa serenità familiare, di questa pace interiore e che deve regnare per dare una forza per scalare le vette dell'arte. Chiediamo innanzitutto alla signora Rina Del Monaco le sue impressioni di questo ritorno a Pesaro e la sua opinione sulla traslazione appunto della Salma e di queste manifestazioni organizzate dal Comune e dagli Amici della Lirica di Pesaro. Dunque, chiedermi che impressione mi abbia fatto Pesaro è quasi inutile, perché io qui ho vissuto la mia prima giovinezza e mi sono tornati tutti i ricordi. Ogni strada che faccio mi ricordo: con Mario facevo questo, con Mario dicevo quello. Noi camminavamo molto, sempre parlando di teatro, perché era il pasto giornaliero la nostra discussione di musica, di canto. Siccome io ero della partita, in quanto cantavo, avevo studiato canto, ho vinto il concorso insieme a Mario, certamente. Appunto, la parola mia modesta era quella che lei ha sacrificato la sua carriera. No, non ho sacrificato. Sono niente. Voci che dicono i colleghi giornalisti. Queste sono sciocchezze. Guardi, io non ho sacrificato niente, perché Mario aveva tante e immense qualità che la mia unita alla sua, la mia forza unita alla sua è quella che ha potuto darle. Io non ho sacrificato niente, perché io non ero nessuno, ho vinto un concorso, avevo una bella voce, cantavo bene, ero musicale, non so come dire, intelligente, perché non voglio farla modesta, dico quello che vale. Quello che è. Ma non ho perso niente in teatro con me. È troppo modesta. No, non sono modesta, dico la verità, perché io non sono il tipo che vuol fare modestia inutilmente. E non ho perso niente, mentre invece Mario aveva veramente bisogno dell'aiuto di una persona competente, e di questo io mi vanto di essere competente, e che gli è servito molto. Questo, io sono servita soprattutto a integrare e a completare la sua personalità. Sì. Ricorda, signora, appunto abbiamo detto, è contenta che Mario riposerà a Pesaro. Guardi, ecco, ci dirò la sua opinione. Che lei sa benissimo che in principio questa idea è partita un po' da me, perché siccome io mi sono trasferita a Monte Carlo per ragioni di salute e ho venduto tutto in Italia, di conseguenza lasciare la salma di mio marito e anche dei miei suoceri, che verranno in un secondo tempo quando avremo fatto la cappella, a Lancenigo, dove non c'è più nessuno, ho pensato, dico, è meglio Pesaro, dove ci sono ancora dei parenti, dove è più facile per mio cognato venire su, perché viene da Roma e quindi è più vicino. Una cornice di amicizie, di radici. E soprattutto la gente che lo ha amato. Insomma, so che Mario qui non è abbandonato. No, non sarebbe stato abbandonato neanche a Treviso, perché ci sarebbe stato sempre qualcuno che sarebbe andato a trovarlo. Ma insomma, qui lo sento più a casa sua. Ecco, io sono felicissima che Mario torni qui. È quello che sto desiderando da molto tempo. A ottobre si realizzerà. Sì. Ci parli un po' di Mario Del Monaco nell'intimità della sua preparazione artistica, della sua ansia della serata prima della. Dunque, guardi, mio marito. La verità, quella che la gente non sa. La gente lo vedeva come un matatore, come un matador che entrava nella. Era un matatore, perché Mario, se stava bene in salute e in voce, di salute stava sempre bene, fortunatamente, non è stato mai ammalato, aveva un fisico straordinario. Non so come lui sia morto di malattia quando era un uomo sanissimo. E di voce, se non stava bene non cantava, non c'era niente da fare. Ma
grazie a Dio, io credo che in tutta la sua carriera, se ha rifiutato e se ha lasciato qualche recita, ma guardi, in tutta la carriera ne avrà lasciate 10, non di più, posso giurarlo. Ho capito. E quelle 10 era proprio perché una volta all'Arena di Verona prese la bronchite e rimase, perché c'erano 30 gradi, poi venne un terribile temporale, vollero, il pubblico volle che continuasse la carne, lui cantò, io lo imbottini i giornali, ma sa, si vede che ha preso freddo, è rimasto un mese senza cantare, e con questo ha detto croce con le opere all'aperto, perché dice non voglio perdere la voce, e rimase veramente, si spaventò, ma se no stava sempre bene Mario. Quindi stando bene lui si metteva a riposo, perché lui aveva questa abitudine. Eccoci, quando facevano le prove, lui al pianoforte cominciava a cantare tutto forte fin dal principio, fino alle prove di orchestra. Poi le prove di orchestra, le quattro prove, per esempio si faceva primo, secondo, terzo, quarto, oppure primo, secondo, terzo, quarto, quelle le faceva tutte in voce. Poi veniva antiprova generale e prova generale. Allora lui diceva al maestro: maestro, o io canto l'antiprova generale o io canto la prova generale, una delle due, perché io voglio 2 giorni di riposo. Questo si intende quando si era fatto un nome, quando era giovane. Beh, faceva, chiaro, anche 3 recite in 2 giorni. Immagino. Lui non c'entra. E così lui ha mandato avanti la sua carriera. Poi noi abbiamo usato pochissimo l'aereo, perché andavamo in Sud America in piroscafo, andavamo in Nord America in piroscafo, avremmo fatto sulle 60 traversate fra Nord e Sud America e Giappone, siamo andati in Giappone in piroscafo, 32 giorni, ma un viaggio stupendo. Come mai questa fobia per l'aereo? Non era fobia, è perché l'aereo l'avrebbe obbligato a cantare più spesso, invece con il viaggio lui era obbligato al riposo, non potendo andare in vacanza, allora dice faccio 15 giorni, vado in Argentina, eccoli, e io ho fatto il mio riposo. E la vita in piroscafo è la più riposante del mondo, perché lei non fa altro che alzarsi, va in piscina, poi dopo prende il cocktail, poi dopo mangia, ritorna a letto, insomma fa una vita proprio da santo, diciamo, non è una vita. Mario non faceva la vita dello scatenato, ci sono quelli che in piroscafo si scatenano, lui no, si... Io non ho molto parte. Sì, molti ascoltatori, abbiamo fatto tante trasmissioni alla Stereo Pesaro e anche al terzo programma, quando appunto è morto Mario. Sì. Ma tutti ci hanno appunto telefonato, ci hanno chiesto notizie del suo impatto con quel personaggio di Otello. Cioè lei era presente, certo, in Sud America, certo. Come è avvenuto esattamente, per dunque, fugare facili leggende o imprecisioni? Mario pensava all'Otello fin da quando ha cominciato a cantare, infatti lo sapeva a memoria ancora i primi anni, era la sua passione, Otello per lui era il massimo del suo arrivo. Se non che non aveva, il maestro Santini nel 47, quando Mario cantò la Tosca e il Tabarro a Roma, disse: senti Mario, tu adesso parti e vai a Buenos Aires. A Buenos Aires c'è il maestro Ricci, che è stato un periodo a Buenos Aires. Tu vai da lui e fatti preparare l'Otello, perché tu hai la voce da Otello. E gli detti: io ho questo bigliettino, ve lo farò vedere. C'è scritto: caro Ricci, preparami del Monaco, c'è proprio la lettera del piccolo biglietto. Mario è andato da Buenos Aires, ma non è andato dal maestro Ricci. Dice: no, io lo tengo ancora, mi sento bagato, tutti mi dicono che lo posso fare, io non lo voglio fare. E quindi, passato il tempo, siamo arrivati al 51, al 50, al 50 febbraio. Mario commemora Puccini con la Favero, Becchi, Pasero, a Cosoa, al San Carlo di Napoli. E maestro Pizzetti fece l'oratoria. Discorso commemorativo. E fanno questa bohème e c'era chi faceva Schaunard, c'era il baritono, quel baritono di Genova, adesso non ricordo, non importa il nome. Parlando così, Mario era in un albergo e dice: ma dice, guarda un po', oggi mi è arrivato un telegramma da Buenos Aires e mi chiedono l'Otello. C'è questo telegramma in mano, dice: chiediamo se è disposto a cantare Otello. Mario dice: ma dice, non so se me la sento, dice, perché dice, è un impegno fortissimo, dice, poi sarebbe adesso a giugno, come faccio a preparare? Va bene, dice, che io lo so a perfezione, ah, insomma bisogna ingolarlo. Allora questo baritono salta fuori e fa, dice: ma cosa vuoi cantare l'Otello tu, che sei un moretto della Ida rispetto a Vinai? Questo a Mario gli ha dato la molla. La molla.
Ah sì, ha detto, e io canterò l'Otello al Colombo e debutterò lì. E ha mandato il telegramma. Allora poi siamo partiti per il Colombo col maestro, con la nave Biancamano, il conte Biancamano, col maestro Votto e tutta la compagnia, perché si viaggiava quasi tutti allora, non in aereo, non ci andava nessuno a quei tempi. Allora andiamo in questi 15 giorni di viaggio, Mario ha cantato l'Otello un giorno sì, un giorno no, col maestro Votto, che veramente era preparato straordinariamente, musicalmente, artista e tutto quanto. Solo che arriviamo laggiù e troviamo il maestro Renner, il grande regista tedesco che allora era regista di Monaco di Baviera. E questo per un mese, perché Mario appena arrivato non ha cantato l'Otello, ha cantato la Traviata. Poi per un mese ha fatto prove di Otello. Difatti l'Otello gli è stato improntato così bene, perché è improntato da un tedesco. Lui non è diventato questo Otello nevrotico, rabbioso. Era un Otello contenuto, e questa è stata la sua fortuna, che gli è stata improntata da un tedesco. Quando due giorni prima di andare in scena, Mario mi fa, era la sera, Rina, aveva fatto la prova generale, magnifica, tutto, stupendo, proprio tutti erano esaltati. Vai dal maestro Votto, stavamo la stessa bella, e digli che io l'Otello non lo canto. Che chiami quel tenore che stava lì nell'Uruguay, là, a Montevideo, c'era un tenore sudamericano che faceva l'Otello, che chiami quello, che io non mi sento la responsabilità. Allora io dico, ma Mario come faccio ad andare? Vai dal maestro Votto, se no dice succede. Allora mi vado dal maestro Votto, senta, dico io, che devo dire qualcosa, a me mi sembra che Mario in questo momento mi dà i numeri. Però insomma mi ha detto questo e questo e questo. Allora lui è venuto su in camera, ha detto, tu stai a letto adesso, ti riposi due giorni, fra due giorni vieni in teatro e canti l'Otello, e se no dice ci penso io, dice, a farti passare tutte queste frottole per il cervello. E ha fatto questo grande successo. Sui giornali c'era scritto, specialmente su un giornale, di un critico terribile che aveva un certo Valentiferro, che aveva sempre da ridire. C'era scritto, l'Otello di Mario del Monaco resterà nell'album d'oro della storia del Teatro Colombo. Grazie signorina. E ci dica un po', non vogliamo appunto disturbarla molto. No, ma non mi disturba, perché anzi parlare di Mario è una specie di sfogo, di piacere, malgrado mi rinnovelli diciamo l'angoscia di averlo perduto, ma quando parlo di lui mi sembra di riaverlo vicino. Senz'altro ce l'ha nel cuore, perché sì, grandi uomini. Un uomo così non si può dimenticare, a parte il cantante, ecco, a parte un uomo così anche ci parli come marito. Di Mario come uomo, Mario era molto buono, molto generoso, per niente attaccato al danaro, assolutamente. Per lui, prima di tutto c'era, lui lo diceva sempre, io ho due cose nella mia vita, la mia arte e mia moglie e la mia famiglia. Per lui quella era la sua vita. E oddio, le dirò, non ha avuto molto tempo, lo diceva sempre, dice, io dicevo, ho mancato un po' come padre per curare i miei figli, ma non è neanche vero, perché noi eravamo in America e ogni sabato e domenica telefonavamo in Svizzera, parlavamo con i ragazzi, avevamo messo su casa in Svizzera in modo che i ragazzi dal collegio il sabato e la domenica venissero a casa, c'era la governante, c'era la cameriera, perché si sentissero in famiglia, perché non sentissero molto la nostra lontananza. Difatti devo dire la verità, malgrado siano stati 10 anni in Svizzera, da noi quasi sempre, salvo per sono il... molto legati, no? Sono legatissimi, loro per il padre hanno una devozione, no? Io adesso ho telefonato a Treviso e a Aix-en-Provence ai miei figli e gli ho detto appunto di questo che fate voi, e loro sono, la loro felicità è al massimo. A nostalgia delle prime manifestazioni artistiche di Mario, di quelle ansie, io di quei periodi. Io ho nostalgia della voce di Mario, quando sentivo la voce di Mario, devo dire la verità, non voglio essere una fanatica, perché non sono mai stata fanatica di mio marito, anzi io ero una terribile giudice, ero un terribile giudice, ma
La voce di Mario aveva qualcosa che gli altri non avevano. Mi dispiace molto dirlo, non voglio offendere nessuno. Una luce interiore. Ma non so, cioè, le donne dicevano, e credo che avessero ragione, dice, è una voce che prende il nostro fisico, che entra nel corpo, che emoziona e che fa vibrare. Ed era vero. La sua precisione nello studio, la sua, il suo spartano comportamento nei giorni prima della recita, appunto questa devozione verso questo gran dono, come lo vivevate in famiglia? Com'è? Ah, niente, io ero felicissima perché intanto ero vicino a mio marito, per me era la mia vita. E poi, siccome anche in America andavamo nei residence, perché lui non voleva andare al ristorante, non voleva muoversi, allora lui prima, il giorno prima, intanto la domenica in America lui non si vestiva nemmeno, rimaneva a letto e guardava la televisione tutto il giorno. E era il giorno di riposo, proprio perché in America di domenica non si canta, non c'è spettacolo, si finisce il sabato sera. Ma poi lui cosa vuole? Stavamo lì, si parlava di qualche cosa, ma poco, perché lui prima della recita non parlava, e poi magari non so, mi domandava, chiedeva consigli di questo, di quello, come ho cantato questa frase, dimmi un po', e come facevo questa scena, e allora io onestamente davo il mio consenso o la mia disapprovazione. Lui delle volte, perché quando diceva... Ecco, come accoglieva le disapprovazioni? La disapprovazione al momento, uff, come sei noiosa, tu sempre trovi da ridire, poi finiva lì. Dopo una mezz'oretta, sì, però mi pare che fosse lì così, però devo tornare. Profonda umiltà. Sì. Al momento sì, innervosiva perché convinto di non aver fatto bene, ma poi dopo accettava benissimo. Una profonda proprio umiltà degna di un grande artista. E lui sapeva che io le cose gliele dicevo per il suo bene, non certo per fare io la super intendente, supervisore. I fasti delle grandi personalità, del grande mondo che voi avete avuto giustamente come atmosfera, la grande epopea di Mario del Monaco, il re del teatro, non lo ha mai intaccato nella sua profonda umiltà? Assolutamente. Lui è stato fiero di essere diventato il cantante del mondo. Lui diceva, io non ho partiti, non ho nazionalità. Per il canto si intende, lui era un italiano sfegatato, però lui per quello che era la sua arte non riconosceva frontiere. Per lui tutti, il pubblico di una piccola città, il pubblico della Scala, del Metropolitan, o il pubblico, voglio dire, della Malesia, per dire, di Singapore, per lui era la stessa cosa. Cosa consiglia ai nostri allievi del conservatorio, seguendo appunto questa matrice comune che avete avuto in famiglia come educazione spartana musicale? Cosa direbbe lei, interpretando anche il pensiero di Mario, ecco, a questi ragazzi che intraprendono questa lunga carriera? Il pensiero di Mario diceva ai giovani, soprattutto umiltà, non sentirsi arrivati. Non sentirsi mai arrivati, neanche quando si è realmente arrivati, perché dice, l'umiltà è quella che aiuta a diventare grandi. Poi soprattutto ci vuole una vita molto seria, una vita sotto tutti i rapporti, sia come vita di uomo, sia come vita di studioso. Bisogna essere molto 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 seri e molto attaccati alla propria professione. Questo lui diceva sempre a tutti, ragazzi, umiltà, diceva. Se non siete umili, non farete una grande carriera. Questa è una cosa, carriera non dura. Questa è una cosa che farà molto piacere ai nostri ragazzi, perché è giusto che abbiano anche questo retaggio. E poi soprattutto studiare. E beh, questa è la base. Studiare molto, diceva lui. Si studia fino alla fine della vita. Cosa diceva Edoardo De Filippo? Gli esami non finiscono mai. E Mario diceva lo stesso, dice, mai più. I ricordi di Melocchi nella memoria di Mario. Il ricordo di Melocchi è grande, perché lui sempre ha detto, se non c'era Melocchi io probabilmente non facevo carriera. Certo, lui aveva preso il metodo di Melocchi con le pinze, certamente. Ne accettava la tecnica, ma non accettava di forzare troppo. Perché lui poi, sulla scia di Melocchi, sulla strada di Melocchi, lui ha costruito la sua tecnica. La sua tecnica. Cioè, che era la tecnica di affondamento, ma soprattutto di risonanze alte. E la voce avanti, sempre avanti. E una pronuncia perfetta. Ah, quello. Perché con la pronuncia la voce va più a posto. Questo era, a lui ha avuto un'adorazione per Melocchi, sempre.
ha sempre detto, dice, se non c'era Melocchi probabilmente non potevo fare quella carriera, perché ero sviato dai cantanti che cantavano tutto ricercato, tutto a mezza voce, e io non potevo fare quella carriera. Io ero un tipo di tenore eroico, dovevo cantare morbido, trovare i coloriti, ma non potevo cantare come cantava Gigi. Il piano a gola aperta, lui. Precisamente. Più a questo, sì. Signora, adesso facciamo una domanda a lei, poi la ringrazio. Una domanda proprio a lei personale. Com'è adesso Rina Del Monaco senza Mario? I suoi progetti, le sue... Ma guardi, l'unica cosa che faccio, proseguo la scuola di Mario, che Mario aveva una scuola magnifica di interpretazione e anche vocale, e sono piena di allievi, perché mi hanno seguito a Monte Carlo, che delle volte non ho neanche la forza di continuare, perché ho tante lezioni ogni giorno. Ma lo faccio solo per memoria di Mario. Memoria di Mario. Perché Mario prima di morire mi disse, Rina, se dovessi morire, dice, io ho solo una soddisfazione, ti lascio un patrimonio, ti lascio la mia tecnica che tu sai così bene approfondire, e hai usato così bene e hai aiutato molti artisti a cantare, dice, perché sono sicura che sarà l'aiuto per la tua vita. Una donna che ha sacrificato, anche se lei non lo dice, ha sacrificato tanto per la riuscita del comune ideale, e che sempre è stata appunto dietro il palcoscenico e dietro tutti gli aspetti di grande risonanza artistica, una donna eccezionale che ha costruito una famiglia che ha costruito un ideale eccezionale. Noi chiediamo a questa donna che cosa prova, come ultima appunto domanda, nel rivedere Pesaro, che gli amici della lirica, col suo presidente, col suo segretario, tutti i suoi familiari. Come aspetta questa tappa del mese di ottobre? Che una sarà... grande gioia, una delle più grandi gioie della mia vita, da che è morto Mario. Vedere che è così amato, così adorato, così ricordato, che mi è parso persino impossibile che ci fosse tanta gente che lo potesse adorare così. Me ne sono accorta quando è morto, abbiamo avuto un'affluenza di pubblico di migliaia, non dico esagerazioni, migliaia di persone hanno sfilato davanti, gente, bambini, gente che non sapevano neanche che cosa fosse un cantante, solo per il nome di Del Monaco. Lo hanno adorato e adesso, quando lui arriverà, sento che lui riposa fra i suoi amici e si sentirà, se come si dice, io credo, spero. Espresse mai questo desiderio Mario? O è lì che ha interpretato? Mario mi ha sempre espresso il desiderio che voleva stare vicino ai suoi genitori. Infatti lui è nella tomba con i suoi genitori adesso. E qui a Pesaro io aspetto più presto di fare questa tomba per rimetterlo vicino ai suoi genitori. Perché quello è il suo desiderio e quello rispetto. Ma era conscio di questi ultimi tempi della sua lui, come ha detto mio cognato, per lui poi quando ha smesso di cantare, ha detto la vita per me è finita. Lui dice, io sono, ho detto giustamente lui, sono già morto. Dice, adesso sono vivo solo fisicamente, ma sì, infatti, il mio spirito non... Dice, per me la mia vita era il teatro. Dice, io avrei potuto, se non avessi avuto questa malattia, anche, non dico, cantare opere, dice, perché io ero così intelligente e così pronto da non rovinare la mia carriera. Ma avrei potuto fare qualche concerto, cantavo dei pezzi adeguati alla mia età, perché aveva la voce ancora in perfetto. Ancora sana. Sì, perfetta. Noi la ringraziamo signora e le rivolgiamo il nostro reverente e affettuoso pensiero. E io ringrazio Pesaro, tutti i suoi cittadini, i suoi ammiratori, gli amici della lirica, il sindaco, tutti gli assessori, tutti quelli che hanno fatto qualche cosa. Io penso di interpretare il pensiero di tutti, che questa è una manifestazione soltanto di puro e semplice amore e affetto verso un grande del teatro. Grazie infinite.